prendiamo f integrabile secondo Riemann su meno pi greco pi greco. Noi prendiamo integrabile secondo Riemann perché di meglio non ci abbiamo. In realtà qua mi basterebbe f in L1, però non lo posso dire L1, poi però per la convergenza convergerebbe solo per quelle in L2, quindi la situazione sarebbe più complicata. Comunque, se la funzione è integrabile secondo Riemann funziona sicuramente tutto. Tutto, poi vediamo. Innanzitutto io vado a cosa voglio fare? Voglio fare la proiezione su quello spazio V con N di F. Ok? Questa qua è una funzione che sicuramente ha l'integrale del quadrato finito, quindi logicamente questa qua non posso dire che sia in C0, però starà in qualche spazio vettoriale che contiene C0, per esempio nello spazio vettoriale delle funzioni integrabili secondo Riemann con quadrato, che hanno sicuramente tutte quante integrali del quadrato finito perché sono limitanti. Anche le funzioni integrabili secondo Riemann sono spazio vettoriale, no? La norma L2 è la meno piccola che piccola, ce la posso mettere lo stesso. Non sarà completo manco qui, purtroppo. Però è sempre più grande di quello. Allora, visto che siamo in questo spazio vettoriale, V con N sta qua dentro, come si fa la proiezione? La formula della proiezione la conosciamo, se abbiamo una base. Io devo fare, diciamo che V con N è uguale a lo span di 1 coseno di x, vabbè sta scritto, vabbè non sta scritto più, coseno di x, coseno di nx, seno di x, seno di 2x, seno di nx, e questa era una base ortogonale. Allora cosa devo fare? Devo fare f scalare 1 fratto 1 scalare 1 1 più somma per h che va da 1 a n di f scalare coseno di hx fratto coseno di hx scalare coseno di hx coseno di hx più somma per h che va da 1 a n di f scalare seno di hx fratto seno di hx scalare seno di hx seno di hx. Questa è la formula della proiezione. Quella è una base ortogonale, se vi ricordate si fa f, si fa il prodotto scalare con qualunque vettore della base fratto la norma al quadrato del vettore della base per il vettore della base, e poi si ripete questo per ogni vettore della base. E qua devo scrivere tre addendi diversi perché le funzioni sono di una è la costante, e poi ci sono quelle tipo coseno e poi ci sono quelle tipo seno. La proiezione si fa così. Allora, bene, adesso V con N lo cancello perché non mi serve più. Voglio scrivere questa somma un po' meglio, perché? Perché alcune cose le so. PV con N di F, innanzitutto la chiamo S con N di F, questa qua sarà la somma parziale della mia serie di Fourier. E come fa? F scalare 1 chi è? È l'integrale tra meno pi greco e pi greco di f di x in dx fratto 1 scalare 1 quanto faceva? 2 pi greco più somma per h che va da 1 a n. Beh, coseno di hx scalare coseno di hx abbiamo calcolato prima, quanto faceva? Pi greco. Allora questo 1 su pi greco lo posso mettere fuori e qua ci posso scrivere
l'integrale tra meno pi greco e pi greco di f di x per se volete potete metterci anche un'altra variabile qua, f di t per coseno di ht in dt per coseno di hx, così non vi confondete, cioè questa, su questa variabile io ho integrato, invece questa è la variabile che rimane libera. Anche qua scriviamo f di t. Questo è un integrale, quindi è fatto, quindi è un numero. Poi lo moltiplico per questo e viene una funzione. E poi rimane l'altro che è 1 su pi greco per somma per h che va da 1 a n dell'integrale tra meno pi greco e pi greco di f di t seno di ht in dt per seno di hs. Avete queste tre diciamo questo addendo e quelle due sopra. Adesso però l'ho scritta meglio, ma non ancora come voglio io, perché io voglio essere un po' più conciso. Allora, a questo scopo io chiamo a con h uguale 1 su pi greco per integrare meno pi greco e pi greco di f di t coseno di ht in dt. E chiamo pi con h, io qua sopra, integrale tra meno pi greco, 1 su pi greco, per l'integrale tra meno pi greco e pi greco, di f di t seno di ht. Questi sono quelli che saranno i coefficienti della serie, quelli che si chiamano i coefficienti della serie. Questa è una definizione, quindi a con h due punti uguale, b con h due punti uguale. Con queste posizioni, s con n di f, cosa diventa? Diventa a con 0 mezzi, fate attenzione qua, questo è a con 0. Se metto 0 qua mi viene f di t dt integrale 1 su pi greco. Qua c'è 1 su pi greco, quindi viene a 0 mezzo. Più somma per h che va da 1 a n coseno a con h coseno di hx più somma per h che va da 1 a n b con h seno di hx. E questa, ricordiamo, si chiama somma parziale della serie di Fourier, ma ricordiamoci sempre che questa non è altro che la proiezione della f su un sottospazio. Allora, ricordatevi che questo sottospazio a dimensione finita allora come funziona la proiezione? Vi ricordate quando prendevamo un vettore dello spazio e lo proiettiamo su un piano? Prendiamo un vettore dello spazio e lo proiettiamo su un piano. Allora prendiamo, questo è un piano che passa per origine, cioè mi identifica un sottospazio, c'è questa origine. Qua c'è un vettore
e io lo proietto sul piano. Questo è F, questa è la proiezione, questo sottospazio lo chiamo W, F. Allora, ricordate che noi abbiamo un prodotto scalare e quindi una norma, e quindi questa, la lunghezza, cioè la norma di questo vettore è finita, se no il vettore nello spazio non ci sta, chiaro? Cioè noi siamo partiti da una funzione a quadrato sommabile, quindi l'integrale del quadrato è finita, la sua radice quadrata è finita, la lunghezza è di df è finita. Ora, dal discorso di quando proiettavamo da R3 su sottospazio, cosa potete notare? La proiezione che mi rappresenta? Se vi ricordate, la relazione fondamentale era questa: la proiezione è norma al quadrato era uguale alla norma della proiezione di F al quadrato più la norma al quadrato di F meno la proiezione di F al quadrato. Questo perché? Perché la proiezione di F e quello che rimane, cioè F meno la proiezione, quando andate a fare il prodotto scalare viene 0. Vi viene esattamente 0. Provate. Quello che rimane è ortogonale. Questo provate a farlo per esercizio, se ci riuscite lo dite la prossima. Da questa relazione segue quando faccio la norma quadrata, come si fa la norma quadrata? La norma quadrata di questo più la norma quadrata di questo più due volte il prodotto scalare di questo con questo. Siccome il prodotto scalare di quello con questo è 0, la norma della somma, ma la somma è F al quadrato, viene questo. La norma al quadrato di una somma, la norma di un vettore chi è? Il vettore scala se stesso. Quindi F io lo scrivo come somma di questi due pezzi. La norma di F al quadrato è uguale alla norma al quadrato di questo, più la norma al quadrato di questo, più due volte. Ma siccome quello viene 0. Perché questa relazione è fondamentale? Perché in particolare la norma al quadrato di F di qualunque proiezione è più grande sempre della norma al quadrato di qualunque proiezione. Questo, per forza, perché questo numero è maggiore o uguale a 0. E quando è che è uguale proprio? È quando la proiezione coincide con F. Se solo se la proiezione coincide con F. Quindi la proiezione. Allora, che succede quando io faccio crescere n? Se qua invece di W ci metto V con n, che succede? La posso mettere Q con n? Certo. Che succede quando n aumenta? Sicuramente, non lo sappiamo ancora se tende a 0, però sicuramente questa tendenzialmente aumenta e questa tendenzialmente diminuisce. Perché? Perché quando vado a fare la proiezione su uno spazio più ampio otterrò qualche pezzetto in più. Siccome quelli sono tutti ortogonali, quando ci metto qualche pezzetto in più la lunghezza aumenta, perché quando faccio la norma al quadrato di una somma di pezzi ortogonali, chi è la norma al quadrato? È la somma delle norme al quadrato di ogni pezzetto per il teorema di Pitagora, o perché i pezzi sono tutti ortogonali, la stessa cosa. Quindi più aumenta. Allora, facciamola così: prendete un vettore di R3, proiettatelo su una retta, ottenete una proiezione che vi dà solo un pezzetto di quel vettore, poi c'è l'ortogonale. Proiettatelo su un bianco, ottenete. Allora, mettiamo che il vettore era, se il vettore è 3, 1, 2, se io lo proietto sulla retta
x 0 0, chi è la proiezione? È 3 0 0. Poi se lo proietto sul piano xy, no? Quindi 0 uguale a 0, la proiezione sarà 3 1 0. Poi se arriviamo a tutte le 3, vabbè, proiettato su R3, ci sto già in R3, la proiezione è questa. La proiezione che cos'è? È il vettore che sta in W, tale che questa distanza qua è minima. Immagina che qua, questo è un albero di pere, qua ci sta una pera. Tu dove ti vai a mettere? Ti vai a mettere sotto la pera, perché là la distanza è più corta per acchiappare la pera. Quella è la proiezione. Questa proprietà, se vuoi provate anche questa a dimostrare per esercizio, non è difficile. Cioè, che se io faccio, qual è la proprietà? F meno la proiezione su W grande di F è minore o uguale di F meno W per ogni W appartenente a W, al sottospazio su cui sto proiettando. Questa è la proprietà, un altro modo di vedere la proiezione, cioè quello che mi dà la differenza di lunghezza minima. È ovvio, però la dimostrazione sono due righe, però se provate a farlo da soli magari vi rimane. Se ve lo dico io, da qua viene, domani mi siete dimenticati. Chiaro? La proiezione è un tentativo di ricostruzione, cioè io sto cercando di ricostruire F. Come faccio a ricostruire F? Non ci posso arrivare a F, perché io alla pera non ci posso arrivare, perché io mi devo muovere la sua terra e poi mi devo mettere nel posto più vicino e poi ci vuole la scala. Se però io sono costretto a muovermi su un binario qua, o su un binario, diciamo su spazio di binario passante per l'origine, non potrò arrivare qua, mi dovrò mettere nel punto qua più vicino alla vera, cioè in questo caso non nell'origine ma da qualche altra parte, ok? Nel punto che rappresenta la posizione. Devo prendere il piano che passa per quella resta e per quel vettore e proiettare tutto con la mia, ok? Quindi è chiaro che se mi posso muovere su una retta la proiezione è più corta, se mi posso muovere su un piano la proiezione è più lunga, se mi posso muovere in tutto lo spazio la proiezione è tutto F. Perché? Vedete, se io mi devo muovere su questo binario qua, quando vado a proiettare, probabilmente la proiezione verrà qua. Poi nel piano la proiezione viene qua perché ci sarà questo pezzo più un altro pezzo che è ortogonale, e quindi più un altro pezzo che è ortogonale, e quindi la somma di questi due pezzi ortogonali dà questo. Poi ci sarà la somma di questo pezzo, di questo pezzo e di questo pezzo che mi ricostruisce quando proietto in R3. Quindi quando io parto da uno spazio di dimensione finita, il gioco è abbastanza facile perché finisce. Cioè se io ho un vettore che sta in R3 e lo proietto su un sottospazio di dimensione 1, ottengo un pezzetto. Se proietto sono sotto spazio di dimensione 2 che contiene il precedente, ottengo un pezzetto più lungo, ricostruisco un altro pezzo di F. Quando proietto su tutte le 3 ricostruisco tutto F, perché quella è la somma di 3, perché io in R3 è come se avessi preso una base ortogonale, prendo la proiezione sul primo, la proiezione sul secondo, la proiezione sul terzo. Quando prendo il primo ho solo il pezzetto che è la proiezione sul primo, quando prendo il piano che contiene i primi due vettori ho il pezzetto sul lungo il primo più il pezzetto lungo il secondo, quando prendo le tre ho tutti e tre i pezzetti e ricostruisco tutto F. Allora, in ogni caso qua quando n aumenta il numero dei termini nella proiezione, degli addendi nella proiezione aumenta, sono tutti ortogonali, quindi questa qua sale e questa qua scende. Cosa ci aspetteremmo? È che se la successione delle basi è buona, in effetti se la successione delle basi si dirà è completa, cioè rappresenta come se rappresentasse una base del tuo spazio, allora quando n va a infinito questo deve tendere a F e questo deve tendere a 0, cioè non ricostruiamo più F in un numero finito di passi
ma al limite sì. È chiaro? Ok. E in effetti così è. Questo però è assolutamente ovvio. Questo vale per qualunque proiezione. Tradotto in quello che, se qua ci metto V con N, come si fa? Chi è questo? Beh, a sinistra c'è, andiamo a scrivere. Cosa c'è a sinistra? A sinistra c'è l'integrale tra meno pi greco e pi greco di F quadro di x in dx, cioè la norma al quadrato della mia funzione. No, norma di f quadro, come si fa? F scala f, che deve essere maggiore o uguale della norma al quadrato di s con n, ma s con n è la somma di questi pezzetti. Questi pezzetti sono 2 a 2 ortogo. Come si fa la norma al quadrato? Si fa la norma al quadrato di ogni pezzetto e si somma. Perché? Per il teorema di Gauss. Quindi, da quest'altra parte abbiamo a con 0 quadro quarti per 2π greco. Perché io cosa devo fare? Come si fa la norma quadrata di una costante? Devo fare la costante per la costante e poi devo integrare tra meno π greco e π greco. Ma la costante integrata tra meno π greco e π greco devo moltiplicare per 2. Poi più la somma per h che va da 1 a n, a qua devo fare a con h quadro, che lo posso portare fuori dall'integrale, poi devo fare per l'integrale di cosen quadro h tra meno pi greco e pi greco, ma quello già l'avevo calcolato, quanto fa? Pi greco. Ricordate che posso mettere nei lì. E poi c'è l'altra somma, ma l'altra somma fa la stessa cosa, soltanto che qua ci sta b con h quadro. Anche là viene b con h quadro per pi greco. Allora, metto le due somme insieme e ottengo questa risposta. Quindi, semplificando qua, io posso scrivere che qua mi viene a con 0 quadro mezzi per pi greco. Quindi posso scrivere che 1 su pi greco per l'integrale tra meno pi greco e pi greco è di f di x, f quadro di x in dx è maggiore o uguale di a con 0 quadro mezzi più la somma per h che va da 1 a n di a con h quadro più b con h quadro. Ok? E non solo, questo vale per ogni n. Allora, se questo vale per ogni n, questo numero qua è fisso, qua cosa posso fare? Questa è una serie numerica, non è una serie di funzioni, questa è numerica, sono rimasti solo numeri, devo integrare. E quindi posso mandare n a infinito. E la disuguaglianza rimane vera. Questa qui si chiama disuguaglianza di Bessel. Allora, che cos'è? Quella a sinistra, a parte il fatto di dividere per pi greco, non è altro che questo. Se il pi greco lo rimetto a destra dal denominatore, a sinistra c'ho questo, a destra c'ho questo. Il limite di questo. In realtà noi cosa vorremmo? Vorremmo dimostrare che questa è un'uguaglianza. Ok? Vorremmo dimostrare che quella è un'uguaglianza. Il che, se le funzioni sono integrabili secondo rima o se la funzione è L2, in realtà è vero. Quindi si parla di disuguaglianza di Bessel, ma in realtà lo sta qua, non è
O, attenzione, su molti libri, per non fare riferimento a geometria, la disuguaglianza di Bessel si mostra direttamente facendo l'integrale, facendo vedere che l'integrale viene la somma di due quadrati, insomma applicando quell'uguaglianza che ho scritto qua. Però si fa direttamente passando per gli integrali. Allora, qual è il problema? Il problema è che se io vi ricordo chi è S con N, S con N è A con 0 mezzi più somma per H che va da 1 a N A con H coseno di HX più somma per H che va da 1 a N di B con H seno di HX. Questa, vi ricordo, è S con N di S, cioè quella potenziale. Allora, il problema qual è? Allora, diciamo che dobbiamo fare l'integrale di S con N quadro, non sto a rifare la dimostrazione perché l'abbiamo già fatta, però se devo fare l'integrale di S con N quadro, per l'ortogonalità, l'integrale di S con N quadro è uguale all'integrale alla somma degli integrali del quadrato di questo, del quadrato di questo e del quadrato di questo. Tutti i doppi prodotti non ce li mettono, perché? Perché siccome sono ortogonali, si sa già che quando vai a fare l'integrale ti verrà 0. E questo tutti i libri non lo riportano, giustamente, perché sanno integrare fa zero. Però la mia domanda è: chi è, me lo sapete scrivere, Sn quadro? Perché io dico, vabbè, ma tu scrivi, a scrivere tutti i pezzi, poi mi dici che quelli fanno zero, voglio vedere se mi sai scrivere tutti. Allora, problema molto semplice, molto più semplice di quello che è stato lì. Tu, questa è S con N, mi sai scrivere S con N quadro? Suggerimento per controllare, come si fa per controllare? Mettiamo che N sia 10, quante sono queste funzioni? 21. Quindi quando facciamo il quadrato, una parentesi con 21 funzioni per una parentesi con 21 funzioni devono venire, uscire fuori, contare opportunamente 449 funzioni. Quindi quando tu scrivi A con 0 quadro quarti più somma per H che va da 1 a N di A con H quadro coseno quadro di HX più somma per H che va da 1 a N di B con H quadro sen quadro di HX, e quanti termini hai scritto? Quante sono queste funzioni? 10, 20, 20. Quindi ce ne mancano, giusto, giusto? 420. Sono un bel po'. Se n sempre se n uguale a 10. Allora uno dice, ah sì, perché ci stanno tutti i prodotti. Allora ci comincia a mettere. Due volte somma per H che va da 1 a N, somma per K che va da 1 a N. E qua è già uno bravo, perché se tipicamente mi scrive somma per H che va da 1 a N, A con H cosen H per B con H sen H, no, perché quando faccio il doppio prodotto di queste funzioni con queste funzioni sicuramente H e K sono indipendenti, e quindi qua ci devo mettere A con H coseno di KX di HX per B con K seno di KX. Quante funzioni ho recuperato? Quante sono? 200. 10 per 10, 2 perché è doppio prodotto, e quindi ce ne manca? No, 200. Quindi cosa ci manca? Ma ci stanno anche i doppi prodotti di questo con questo, quindi qua devo scrivere A con 0 somma per H che va da 1 a N A con H coseno di HX più A con 0
somma per h che va da 1 a n, p con h, se di h di x, e quando era recuperato? Vabbè, queste 2 non si vede ma ci sta, quindi 2 per 10 sono 20, 2 per 10 sono altre 20, ne ho guardato un'altra 40, sempre segno uguale a 10, qua ce ne mancano 180, e a 2 20, ne ho 40, quindi ci manca ancora un bel po', e dice ma io il doppio prodotto di questo con questo l'ho fatto, questo con questo l'ho fatto, questo poi l'ho fatto, no? Perché, ah, perché scusa, i doppi prodotti interni qua non ci stanno, e ci stanno pure quelli, quella è una somma, mica una funzione. Quindi come si fanno i doppi prodotti qua interni? Si fanno somma per h che va da 1 a n, somma per k che va da h più 1 fino a n, poi ci metto il 2 davanti, a con h coseno di hx, a con k coseno di kx, più, e poi vediamo cosa ci manca. Perché h va da 1 a n e k va da h più 1 a n? Perché se tu fai il doppio prodotto lo devi considerare a con 2 coseno di 2x per a con 3 coseno di 3x, lo devi considerare una volta sola perché ci hai messo il 2 davanti, se no, perché quando stava con 2 coseno di 2x di qua, a con 3 coseno di 3x di là, l'hai considerato una volta, al contrario l'hai considerato la seconda volta, ma siccome hai messo il 2 davanti qua lo devi considerare una sola volta, quindi qua k deve essere maggiore di h. Allora quante sono queste scelte? Quando fai queste sommatorie, sono 45, perché sempre se n uguale a 10, perché nel primo caso quando h uguale a 1 k c'ha 9 possibilità, quando h uguale a 2 k ha 8 possibilità, eccetera, eccetera, la somma dei numeri da 1 a 9 fa 45, ma siccome c'è il doppio prodotto, 45 per 2 fa 90, è la metà di 180, quindi ora ne mancano solo, e chi? E quale sono 90? La stessa cosa con i seni, quindi somma per h che va da 1 a n, somma per k che va da h più 1 fino a n di b con h seno di hx per b con k seno di hx, e mo sono 440, sempre seno uguale a 10, è chiaro? Quindi state attenti perché fare il quadrato di s con n non è così immediato. Poi è chiaro che quando vado a integrare, che succede? Gli integrali di queste rimangono, tutti questi altri integrali sono tutti ortogonali, e quindi integrale tra π e π fanno tutti 0. Però se uno dice, vabbè, ma lo so che fanno 0, però tu fammi vedere quanto li pensi, poi chiaro? Ok, allora, quindi noi abbiamo la nostra disuguaglianza di Bessel. Allora, come funziona adesso? La cosa naturale da fare sarebbe provare che se f ha il quadrato sommabile, cioè l'integrale del quadrato è finito, quella disuguaglianza di Bessel è un'uguaglianza, solo che non è facile. E tra l'altro non è stata la prima cosa che è stata dimostrata. Hanno invece fatto un'altra cosa, siccome loro L2 lo hanno scoperto dopo aver scoperto le serie di Fourier,
e aver fatto i teoremi sulla serie di Fourier. Fourier è nato prima di Lebesgue. Come ha scoperto le serie di Fourier Giovan Battista Fourier? Allora, lui doveva risolvere il problema dell'equazione del calore, cioè di come si diffonde il calore in una sbarra. Qual è la funzione che ti dà? E insomma, alla fine aveva capito, aveva intuito che questo si poteva scrivere come somma di funzioni periodiche. Allora, le funzioni periodiche che conoscevano seno e coseno, e usando seno e coseno riusciva le cose di conto. Ok? Questa cosa, voi adesso la usate a ogni 3x2, perché la usate a controlli, la usate elettrotecnica, la usate in tante situazioni, a onde. Molto spesso, quando appena c'è una cosa periodica, la sviluppate, assegnate e ridisegnate. Cioè sviluppate nelle armoniche fondamentali. Allora, attenzione che cosa fate voi per avere le armoniche fondamentali? O usate seni e coseni, oppure potete usare anche solo coseni, però ci potete mettere una fase dentro, no? Questo perché vi può convenire di più fare così, perché la fase dello spostamento del dominio, se voi spostate il coseno vi diventa il seno, no? Quindi in alcuni casi voi vedete che ci sono solo coseni, però non è perché ci sono solo coseni, andate a sviluppare esattamente la stessa cosa di questo, è equivalente allo scritto, semplicemente un altro modo di scrittura. Ora, perché è potente questo metodo? Adesso, prima vi dico la parte teorica, poi andiamo un po' sulla parte pratica e poi, se c'è tempo, facciamo un po' di esercizi. La parte teorica la riprendiamo martedì prossimo, perché è meglio farla di mattina. Adesso vi dico solo come si sviluppa. Visto che loro conoscevano soltanto le funzioni continue, hanno cominciato a cercare di fare il teorema di convergenza puntuale. E l'hanno fatto. Infatti lo dimostrerete, poi lo dimostrerete. Quello è bello lungo, ma non è difficile. Però poi, quando l'hanno fatto, qualcuno un po' più abile ha visto che converge anche se la funzione è discontinua, certe volte. Però non... Allora, capiamoci bene. La sola continuità per la convergenza puntuale non basta. Ci sono alcune funzioni continue in cui la serie di Fourier non converge puntualmente. Ma nelle due convergerà? Sì. Ma puntualmente no. Perché i due concetti non sono per nulla, non solo equivalenti, ma nessuno dei due è equivalente. Ok? La convergenza in L2 non implica la convergenza puntuale, né la convergenza puntuale ovviamente implica la convergenza. Comunque, detto questo, per le funzioni che incontrerete voi, che si chiameranno regolari a tratti, cioè cosa succede? Pensate a un'onda a delta di sigma. Come è fatta un'onda a delta di sigma? È periodica, ma qua diciamo esiste il limite sinistro e destro sia della funzione che della derivata. Allora, che succede? Quando vado a fare la serie di Fourier di questa, farà così la somma parziale della serie di Fourier di questa.
cioè vai a fare la convergenza puntuale, converge, ma nei punti di discontinuità converge, fa una specie di cosa salomonica, cioè converge alla semisomma del limite destro e sinistro. Dice di là vale 3, di qua vale meno 3, io convergo a 0. Oppure di là vale pi greco, di qua vale meno pi greco, io convergo a 0. Ok? E questo lo dimostreremo. E quindi in qualche modo vale ancora una specie di convergenza puntuale, se si vuol dire così, perché la funzione è discontinua. Poi vedremo anche un altro fenomeno, per esempio quando avremo l'onda quadra, per esempio prendo questa funzione qua, allora cosa farà la serie? Farà una, sono parziale, farà così. Allora, vedete queste orecchiette qua? Non le ho fatte per un motivo estetico, ma perché ci stanno. Cioè, cosa succede? Siccome qua c'è la convergenza puntuale, nei punti di discontinuità c'è la convergenza alla semisomma, che succede? Questa orecchietta qua, quando n va a infinito, si schiaccia su questa retta verticale, ma la sua altezza relativa non si abbassa. Cioè, se questa funzione qua vale 1, il massimo di S con N non tenderà a 1, ma tenderà, mi pare, a 1,14 o qualche cosa. Questo qua si chiama fenomeno di Gibbs. Dici, ma allora no, se è 1,14 il massimo non può convergere puntualmente? Sì che può convergere puntualmente, perché questo 1,14 si sposta, se tu convergenza puntuale, che significa? Devi fissare un punto, in quel punto il massimo, cioè il valore di S con N tende a 1, perché il massimo piano piano si sposta a sinistra, quindi alla fine è come se sparisse, però sparisce di là, non sparisce perché si abbassa a 1. Chiaro? Quindi c'è pure questo discorso qua, questo però non lo dimostriamo, lo diremo e basta, cioè lo vedremo, magari faremo qualche grafo. Poi cosa vedremo? Vedremo che quando per esempio la funzione periodica è fatta per esempio così, allora la serie di Fourier converge uniformemente. Questo caso qua, anzi converge totalmente. Qual è la diversità rispetto a prima? Che la funzione è continua. La derivata può essere discontinua, perché faccio la derivata di quella là, mi viene una cosa così. In realtà quando andremo a fare esercizi vedremo subito che questo tipo di funzioni qua avranno i coefficienti A con N e B con N che vanno come 1 su N. Sarà, al denominatore ci viene n, al numeratore ci verrà una somma di qualcosa che è limitata. A volte fa 0, che ne so, a volte viene 1 più meno 1 alla n, a volte per esempio gli n pari viene 0, gli n dispari viene 0, gli n dispari viene 0, gli n pari viene 2, cose così. Però vanno come 1 su n, invece quelli là andranno come 1 su n quadro, i coefficienti di quell'altra funzione. È normale? Certo che è normale, perché se la serie deve convergere totalmente, totalmente l'abbiamo visto, mi pare di sì, l'abbiamo visto nel caso delle serie di potenze, però l'abbiamo visto, lo rivedremo in generale in una, come serie degli eventi in uno spazio vettoriale, vuol dire che deve convergere la serie delle norme, ok? Norme infinito. La norma infinito di 1 su n seno di nx quant'è?
il massimo di seno e il minimo di seno vale, il massimo di seno in valore assoluto vale 1, anche di seno in x vale 1, quindi la norma vale 1 su n. Quindi se i coefficienti vanno come 1 su n, quando vado a fare la convergenza totale, mi viene somma di 1 su n, va infinito, non ce l'ho. Quindi questa qua, se i coefficienti vanno come 1 su n, non può convergere totalmente, torna, certo che torna, questa non potrà mai convergere totalmente, che se convergesse totalmente convergerebbe uniformemente, le funzioni di partenza sono continue, convergenza uniforme mi dovrebbe dare una funzione continua, quella non è continua. Quella invece va come 1 su n quadro, torna, torna perché quando vado a fare la convergenza totale, la serie numerica mi viene come una somma di 1 su n quadro che converge e quindi mi dà che la convergenza totale c'è, e infatti torna. Quindi quando andate a sviluppare negli esercizi una funzione continua e regolare a tratti e vi trovate che i termini con 1 su n non si annullano, che dovete dire? Non può essere. Non può essere, perché i termini con 1 su n qua se ne devono andare, perché sennò la convergenza non può essere totale, e qua sappiamo che è totale. Viceversa, se qua se ne vanno i termini con 1 su n, no, perché sono rimasti solo quelli con 1 su n quadro e non va bene, perché altrimenti là convergerebbe totalmente e quello non può essere. Non so se è chiaro. Cioè, questo per sottolinearvi delle cose alle quali voi in genere non fate tanto caso. Poi certo, una cosa molto più semplice alla quale fare caso qual è? Se la funzione è pari o è dispari. È molto semplice, se la funzione è pari, quando la vado a sviluppare in serie di Fourier, quali termini ci saranno? Solo quelli con i coseni, perché i coseni sono pari, mentre invece della funzione dispari ci saranno solo i termini con i seni, tutti gli altri con i coseni faranno 0. Questo è ovvio perché vai a scrivere gli integrali e gli integrali delle funzioni dispari fanno 0. Ok? Però perché, torniamo indietro, perché questo metodo è potente? Perché se io voglio sviluppare, se voglio fare questo grafico qua, qua, vabbè, questa qua è una funzione dispari, quindi i termini con A con N fanno 0, i termini con B con N, quando ne devo calcolare? Boh, per il grafico che avevo fatto, che a grosso modo se ne devo calcolare 7, 8 e pure 2. Ok? Vabbè, ho fatto forse un po' più di oscillazioni, quindi una decina. Ma già vedete che se già N è uguale a 3 o a 4, la somma parziale sembra assomigliare, il grafico della somma parziale sembra assomigliare parecchio al grafico della funzione limite. Supponiamo viceversa di prendere una funzione, prendiamo la funzione sen quadro di x, la sapete sviluppare in serie di Fourier? Ecco, questo esercizio lo possiamo fare già adesso. A volte l'ho dato nel compito, è un esercizio che si fa in 3 secondi, ma la gente mette a favore, si impicciava. Allora, sviluppare in serie di Fourier sen quadro di x. Scusami, tu te la ricordi le formule di duplicazione? Ah no, coseno di 2x quant'è? Coseno quadro meno seno quadro, o no? Però lo posso anche scrivere 1 meno 2 seno quadro di x, o no? Aggiungendo e sottraendo seno quadro. Da cui sen quadro di x è uguale a 1 meno coseno di 2x mezzi. È vero questo? Questo è lo sviluppo z. Dice,
ma non c'è la somma della serie. E vabbè, tutti i coefficienti fanno 0, tranne 2. Quali coefficienti sono diversi da 0? Un mezzo, coefficiente di 1. A con 0 farà 1, quindi A con 0 mezzi farà un mezzo. E poi avrai A con 2 che farà meno un mezzo. Tutti gli altri coefficienti fanno 0. È possibile? Lo sviluppo in serie di Fourier vedremo che è unico. Quello ci sta, tutti gli altri coefficienti sono 0. È uguale. Quindi. Ma può essere? Come non può essere? Guarda, te lo ricordavi le serie di potenze? Una funzione si può scrivere come somma di serie di potenze. A volte, no? In un intervallo posso scrivere. Però, per esempio, il seno di x, facciamo vedere la x più qua, somma di x alla n su n fattoriale. Ok? Però i polinomi, quando fai la serie di potenze del polinomio, chi è? Il polinomio stesso, la serie di tempi. Quindi il polinomio, quando vai a sviluppare in serie di potenze, c'è un numero di termini finito, cioè a un certo punto c'è tutti zero. Perché? Perché tutti gli spazi vettoriali hanno gli sottospazi in serie finita, no? Allora, questa funzione qua, siccome è un polinomio trigonometrico, cioè è una somma di potenze, di seni e di coseni, i polinomi trigonometrici sono tutti che stanno nei sottospazi di dimensione finita, tutti in quei componenti. Cioè, se il massimo grado che trovi è n, è quello che sta in componenti. Infatti questo sta in V2. Vedi? 1 coseno di x, coseno di 2x, seno x, coseno di 2x ci basta per. In realtà questo è pari, quindi i segni non ci stanno. Quindi il massimo è coseno di 2x, diciamo la funzione di frequenza massima è coseno di 2x, l'armonica di frequenza massima. Ok, quindi abbiamo fatto un po' di considerazioni di carattere generico. Voglio continuare a fare qualche altra considerazione di carattere generico. Torniamo alla nostra, che poi vedremo, uguaglianza. Ok? Disuguaglianza di Bessel. Quando è un'uguaglianza si fa tra due funzioni e si scrive come identità di passo. Diciamo, la disuguaglianza di Bessel in realtà per le funzioni di L2 è un'uguaglianza. Forse lo dimostreremo. Comunque, adesso prendete. Torniamo prima della disuguaglianza di Bessel, torniamo indietro perché ho lasciato un discorso a metà. Allora, prendiamo una funzione periodica. Ok. Allora, questa funzione periodica in determinati casi può rappresentare, per esempio, un suono. La forma, diciamo, il grafico della funzione mi rappresenta il timbro dello strumento. Ogni strumento ha un... l'ampiezza della funzione mi rappresenta il volume al quale se io suono più forte, l'ampiezza aumenta. Ovviamente se il suono va a scalare nel tempo, quello non è periodico, diciamo l'ampiezza sta andando a zero. La frequenza, cioè il periodo, è collegato con la nota che sto suonando. Se io per esempio sto suonando una tromba, se questo si ripete 220 volte al secondo, sto suonando un La. Se si ripete un altro numero di volte al secondo, sto suonando un Do. Per arrivare al La di un'ottava più alta devo ripeterlo 440 volte al secondo. Cioè, tu suoni la stessa nota quando il periodo raddoppia. Cioè, quando, scusate, la frequenza raddoppia. E quindi il periodo si dimezza. Chiaro? Ok. Comunque, diciamo che se io vi rappresento una cosa fatta così, sto suonando una certa nota, la sto mantenendo all'infinito, si ripete. Quindi esaminiamo la faccenda da un punto di vista fisico.
qui di questo segnale acustico, io cosa posso misurare? L'energia o la potenza? Se io la devo mantenere all'infinito quella nota, quanta energia ci vuole? Infinito. Lo posso misurare la potenza. E cioè l'energia spesa in un periodo che è proporzionale alla potenza che l'unità di tempo. Ma quindi e che cos'è? Come viene rappresentata l'energia? Come è collegata l'energia acustica a quel grafico di funzione? Non è altro che l'integrale di F quadro. Quindi l'integrale di F quadro mi dice qual è la potenza che tu stai dando a quella nota. Cioè, diciamo, chiaramente aumenti l'ambienza, aumenti la potenza. Ok. Quindi aumenta l'intensità sonora. E l'energia la paghi con l'integrale di F quadro. Adesso possiamo fare un po' di considerazioni. Quando io vado a rappresentare le varie, allora F, per esempio questa qua è la somma di due pezzi, questa F quadro è la somma di due pezzi, questo e questo. Allora, questa era F, non era F quadro. Era S in quadro, era quella che avevo chiamato F. Okay. La mia F è la somma in questo caso di due pezzi, questo e questo, quindi la somma di due armoniche, diciamo. Tutti i vari pezzetti che ci sono nella serie di due si chiamano armoniche. Ok? È la somma di due armoniche. Quando vado a fare l'integrale di F quadro, siccome questi pezzetti sono ortogonali, chi sarà? L'integrale di A con 0 4 mezzi, vi ricordate, più A con N quadro su pi greco, più B con N quadro su pi greco, B con H quadro su pi greco, sommati per H di quadro mezzo. Allora, poi se n va ad infinito, questa energia è uguale alla somma di queste due. Allora, questa serie qua, numerica, quindi deve, per bestia deve convergere. Non può essere divergente, se è divergente vuol dire che quel segnale c'è una potenza infinita, quindi stava tornando di timpa, cioè rompendo di timpa. Poi, tendenzialmente, quali sono diciamo, i termini più alti in questa serie? Quelli quando H è basso o quelli quando H è alto? Questa è una cosa tendenziale, perché io posso avere pure 500 termini uguale a 0, poi 501 fa 1 e poi tutti gli altri fanno 0. E quindi la potenza la metto tutto su un termine alto. Ma tendenzialmente, quali sono quelli che c'hanno più, che saranno più grandi in una serie convergente? Quali sono i termini più grandi? Quelli più piccoli, quelli con H piccolo o quelli con H grande? E quelli con H piccolo, prima o poi gli altri devono andare, H quadro deve andare a 0, no? Se la serie è convergente, A con H quadro deve andare a 0, B con H quadro pure. Quindi tendenzialmente l'energia più grande va sulle armoniche più basse. È normale questo. Io posso anche decidere di suonare o prendere il soprano con la voce altissima che mi dà la nota che mi fa spaccare il bicchiere. Però poi mi ci vuole un impianto stereo molto particolare per riprodurre quella nota. Questo forse ve l'ho già detto l'anno scorso, ma come viene riprodotto per esempio il suono dal vostro impianto stereo a casa? Come viene riprodotto? Voi avete più altoparlanti, avete addirittura ci sono impianti stereo che hanno
9 altoparlanti, 1 più 4 cuffie. Perché ce n'hanno 1 più 4 cuffie? Le 4 cuffie. Allora, innanzitutto cosa cambia dall'uno all'altro? Le dimensioni. In particolare, quali sono gli altoparlanti che riproducono le frequenze più basse? Ah, quelli più grandi. E perché sono quelli più grandi? Perché le frequenze più basse portano più potenza. Quindi la potenza che si deve posto in bianco stereo si deve scaricare di più su quelli, sulle frequenze basse, quindi e ci vogliono, per una frequenza, per una potenza più grande ci vuole un tamburo più grande. Ok? Puoi avere tutti gli impianti stereo sofisticati, più sofisticati del mondo, certe volte per non occupare spazio cosa fanno per avere le frequenze basse? Fanno quello stretto e lungo. Fanno quella barra lineare stretta e lunga. Perché? Perché quella c'è dei modi di vibrazione per cui almeno una frequenza è bassa. Quindi può. Però non è la stessa cosa che avere un bel altoparlante grosso circolare. Allora, che succede? Che quindi quando ti porti la radiolina fuori, o il telefonino, se ormai fa la radiolina fuori, beh, innanzitutto adesso i telefoni sono diventati dimensioni maggiori, quindi hanno una fedeltà maggiore. Più è grosso il telefono, più è fedele il suono, perché quando il telefono è piccolino le frequenze basse le deve tagliare, perché è lui qua che vibra, che ti dà le frequenze. E più è grosso, più ti può dare qualche frequenza in più. Ma non solo. Allora, quegli altoparlanti là, in genere, per esempio in macchina sono solo tre. Ci sono quelli due medi, quelli di questa dimensione qua, che si chiamano? Come si chiamano? Nessuno che ha la mania dell'impianto stereo? Nessuno c'ha i soldi per l'impianto stereo. Woofer. I woofer. Che significa woofer? Abbaiato. Poi quelli piccoli, Twitter, che significa cinguettante. Infatti Twitter è una deformazione da Twitter. Quello piccolo che porta le frequenze alte ti assicuro che tu col suono della macchina, siccome la potenza che poi si scarica là in genere è bassista, è molto bassa, tu non lo senti. Prova, se c'hai un discreto impianto stereo, ma basta anche uno da 100 euro, no? Se c'hai il tweeter in macchina, mettici l'orecchio vicino quando stai a suonare la canzone e vedi che sentirai delle cose che, se stai dalla normale posizione di guida, ovviamente non lo fai mentre stai guidando, diciamo, però ti accorgerai che sentirai delle cose che dalla posizione seduto normale non senti. Quindi, a cosa ti conduce questa, a quale conclusione ti conduce questo fatto? Se un impianto stereo da 100 euro mi suona dei suoni che lui li suona, ma io non li sento perché semplicemente sto a una distanza di 70 cm, e perché c'è un po' di rumore in macchina, allora puoi dire, ma perché la tua è una macchina così? Fallo pure con la macchina da 100.000 euro dell'amico tuo quando ti dà il passaggio, vedrai che è la stessa cosa. Per quanto sia. Allora, questa cosa ti conduce a, logicamente, a dedurne che è inutile spendere più di un certo tot per il mio stereo in macchina, in auto, perché tanto il suono non lo senti. Non è, cioè perché c'è il mezzo, c'è poco da fare. Puoi fare tutte le soppressioni di rumore che vuoi, ma i rumori restano. Invece, dove c'è più potenza, cioè sulle frequenze basse, il suono va più lontano, no? Cioè, se oggi è pomeriggio, no? Se qua fuori ci stava uno col martello pneumatico a lavorare,
la lezione veniva guaiata, perché si sentiva. È perché quella è una frequenza bassa. Invece quando ci stanno gli uccellini che cinguettano al parco qua ci danno. Se passa uno con che ha da poco. Ogni anno quando faccio, quest'anno non è successo, ma quando faccio la lezione sulla serie di Fourier, guarda caso passa qualcuno con la macchina per l'impianto stereo. E quello là come si chiama l'altoparlante che fa boom boom boom? Ah, il subwoofer. E dove sta? Ah, nel corpo, perché sta dietro? È perché è grosso, non ci va davanti. Cioè, uno arriva a sacrificare mezzo portabagaglio per mettere su. Però effettivamente quando passa si sente solo questo. Però almeno, vedi, allora, sta scritto tutto là, sta scritto tutto in quell'uguaglianza. Il termine grande sarà con 0,4 mezzi, sarà con 1,4, con 2,4, qui con 1,4, quelli saranno quelli grandi. Gli altri se ne vanno a 0. Tendenzialmente, io posso, ripeto, posso sempre fare che ne prendo 100 uguale a 0, poi ne prendo 1 uguale a 1 e tutti gli altri uguali a 0. Ma tendenzialmente sarà così. Non solo, adesso vi dico una cosa che non sapete. Se ve l'ho detta già in analisi 2 non mi ricordo. Perché mi pare che le serie di Fourier abbiamo dovuto tirare abbastanza di più. Qualcuno di voi è un audiofilo? Avete mai visto un CD con un puntino rosso sulla... Allora, voi quando collegate l'impianto stereo alle casse a casa, i fili hanno un colore rosso e nero, e non è casuale che abbiano un colore, perché devono essere collegati nero con nero e rosso con rosso. Perché? Perché se li collegate invertiti, che succede? Semplicemente stai prendendo F, segnale, stai facendo meno F, è come cambiare di segno F. Ora, quando prendi F e fai meno F, che succederà alla musica che stai ascoltando? Fai come, lo sapete, l'urlo di Tarzan come è stato fatto? Era, non so il suono di quale animale, poi è stato montato, registrato al contrario, però al contrario vuol dire F di meno T. Qua è meno F, attenzione, non è la stessa. Quindi se fai F di meno T ottieni l'urlo di Tarzan. Se fai invece meno F, che ottieni? Gamma di. Cambia qualcosa, però tu non te ne accorgi. Cioè, a meno che tu non abbia un orecchio particolarmente educato, non ti accorgi quasi niente. Perché? Allora, supponi che era seno. Supponiamo che c'è un suono puro, seno di X. Cambia segno, viene meno seno. Ma meno seno, allora dice vabbè, ma meno seno l'opposto è seno. Ma siccome quello per esempio sta, le frequenze che tu lo senti sono particolarmente alte, le frequenze musicali sono 100, 200, 2000 Hz. 100 Hz, la risposta umana dell'orecchio in frequenza va dai 20 ai 20.000 Hz. Ciò che sta al di sotto di 20 o al di sopra di 20.000, al di sotto di 20 lo senti col corpo, non con l'orecchio. La senti, la scorgiamo là, ma no con l'orecchio. E al di sopra di 20.000 non lo senti proprio, sono gli ultrasuoni quando tu suoni e il cane si muove e tu no, fischietto che tu non senti. Addirittura con l'età la risposta in frequenza si abbassa, quindi gli anziani magari stanno sotto i 10.000, sotto, quando cominciano a andare sotto i 4.000 cominciano a non sentire manco quando vai. Ok? Dopodiché, nel momento di fare meno o shiftare in così di un mezzo periodo, non è la stessa cosa. Allora, che vuol dire? Se il suono era puro, niente, semplicemente tu stai sentendo lo stesso suono in ritardo
di mezzo periodo, cioè per esempio se era un La di un 440esimo di secondo. È lo stesso suono indifferibile. Ovviamente, siccome le frequenze sono tante, cambiare segno a tutta la funzione significa shiftare tutti questi suoni, qualcuno un po' in avanti, qualcuno un po' indietro, quindi sono leggermente spostati. Però siccome lo spostamento è talmente minimo che se non ci sono grosse differenze di frequenza al momento, tu praticamente non te ne accorgi. Però quelli che sono particolarmente, diciamo, che ascoltano musica per molte ore, se ne accorgono. Allora, quando c'è quel puntino rosso sul CD significa attenzione, quello è stato registrato al contrario, cioè la traccia è stata registrata con meno F, quindi se tu vuoi sentire l'originale ci devi mettere F. Perché è stato registrato con meno F? Perché gli artisti hanno ritenuto che in quella occasione meno F suonava meglio. Allora, per farvi capire, se io registro meno F, immaginate uno che sta suonando il tamburo. Allora tu, come suoni il tamburo? Dai una botta e quello vibra, senti il suono. Allora, se il tamburo, lasciamo stare che è chiuso, però prendi un tamburo aperto. Allora, il tamburo tu c'ha due superfici, una di su e una di sotto. Allora, quando tu suoni, boom, senti il rumore e quello è F. Se tu senti meno F è come se tu la stessa botta invece di darla da sopra l'avessi data da sotto. È chiaro che il rumore non cambia di granché, però un'antecchia cambia perché l'attacco è diverso. Chiaro? Perché a seconda della posizione in cui stai, l'attacco del suono è diverso. Quindi quelli particolarmente esperti se ne accorgono. Quindi questo qua me lo disse una persona che era esperta di cose, perché mi viene a chiedere di fatto riuscimmo a parlare di serie di Fourier, ma mi disse questa cosa. E penso che cercando su internet possiate trovare traccia. Perché da cosa ne uscimmo a parlare? Perché io avevo un programmino che mi cambiava F, faceva varie cose, metteva al contrario, quindi potevo fare tutti i giochini con i suoni. Una cosa, quando c'è una cosa di si può fare pure meno F, mi aspettavo chissà che cosa, faccio una meno F, mi sembrava la stessa cosa. Allora quando gli andai a dire che era la stessa cosa, dice no, veramente non è proprio la stessa cosa, perché significa questa parola un po' carina. Allora, riassumendo, dovrei avere ancora, sì, ho 10 minuti. Allora, magari ne uso solo 5, però riassumiamo. Allora, noi abbiamo uno spazio C0 di meno pi greco pi greco. Ci abbiamo questo prodotto scalare. Ci abbiamo trovato dentro una base ortogonale che ha infiniti elementi. Cioè, una base non lo sappiamo, ma un sistema di vettori ortogonali che ha infiniti elementi. Allora, quando andremo a fare... Allora, prendiamo una funzione f. Quando andremo a fare, allora la funzione f la possiamo proiettare su questi sottospazi via via crescenti, però possiamo proiettare non solo le funzioni continue, ma anche un po' di più, basta le funzioni abbiano quadrato, mettiamo che sono integrabili secondo me, vanno bene uguali. E allora già questo conferma quello che abbiamo detto prima, cioè che quando andremo a fare la somma, il limite delle somme parziali della serie di Fourier, spesso e volentieri otterremo funzioni che stanno al di fuori di C0. Quindi noi possiamo ottenere come limite, in qualche senso, di somma di funzioni continue, per esempio come limite puntuale, una funzione discontinua. Abbiamo poi interpretato questo discorso dal punto di vista, che poi abbiamo visto che è dell'energia, cioè dell'integrale di F quadro, cioè della norma al quadrato della funzione. Abbiamo visto che vale la disuguaglianza di Bessel, anche se abbiamo detto che poi se la diciamo in realtà quella sarà un'uguaglianza. Cioè, perché? Perché quelle funzioni sono un sistema, si dice, ortogonale completo, cioè bastano per ricostruire tutte le funzioni di L2 nello spazio, diciamo tra meno pi greco e pi greco. E quindi abbiamo
scritto, visto come si scrivono i coefficienti di Fourier e abbiamo visto come si scrive la somma parziale. Quello che ci rimane a dimostrare è in quale senso S con N converge S con N a F, sotto quali ipotesi, in quale senso. Questo è quello che dobbiamo dimostrare. Allora vedremo che se una funzione è regolare a tratti, ci converge puntualmente. Nei punti di discontinuità, siccome esiste il limite sinistro e il limite destro, converge alla semisomma di limite sinistro e limite destro. Se la funzione è regolare a tratti e continua, converge puntualmente dappertutto, anzi converge uniformemente, anzi la serie converge totalmente. Però in realtà da questi risultati saremo in grado di ricavare che se la funzione a quadrato sommabile, la disuguaglianza di Bessel è comunque un'uguaglianza. Ok? Quindi nel senso delle energie ci converge sempre. Oddio, sempre sempre no, nel senso che quello che io ho scritto là si potrebbe fare anche per funzioni che non stanno nelle due, cioè scrivere i coefficienti Fourier si può fare anche quando l'integrale di f in valore assoluto tra meno pi greco e pi greco è finito, ma l'integrale di f uguale tra meno pi greco non è finito. Può capitare questo, però si tratta di integrali, noi non conosciamo quello di Lebesgue, quindi, ma anche per quello di Riemann può capitare, però devono essere funzioni integrabili in senso generalizzato di Riemann. Però insomma queste sono sottigliezze che a voi non vi riguardano. Praticamente tutte le funzioni che incontrerete voi saranno tutte nelle due e quindi per loro vale sempre diciamo, la disuguaglianza di Bessel, che in realtà sarà un'uguaglianza. Quindi nel senso dell'energia noi facendo le serie di Fourier ricostruiamo sempre tutto il segnale quando n va infinito. Quindi decidiamo, allora questa è la situazione ottima. Perché la situazione è ottima? Perché noi sappiamo che andando avanti ricostruiamo tutte le energie del segnale. Quando ci fermiamo? Quando ci pare a noi. Cioè, se l'approssimazione è abbastanza buona, dobbiamo però sapere che ci sono certe cose che vanno bene e certe cose che non vanno bene. Sicuramente l'energia non diciamo che abbiamo perso è poca, perché lo possiamo scegliere noi quando fermarci. Sicuramente però se stiamo approssimando un'onda quadra in senso puntuale, però c'è quel fenomeno di Gibbs, cioè state attenti che comunque non, diciamo, il massimo della S con N sarà più grande del massimo di F. Questo sarà comunque inevitabile. Per finire, concludiamo il discorso che avevo detto, perché questo metodo è potente? L'avevamo detto e poi a un certo punto si è interrotto. Perché per sviluppare una funzione periodica bastano pochi termini. Quando mia sorella da ragazza si è comprato il sintetizzatore, deve imitare, era un sintetizzatore, allora costava tanto, adesso qualunque di queste tastiere da 100 euro ha le stesse funzioni, l'unica diversità è quella era programmabile, potevi cambiare i numeri tu, qua in genere non te lo fanno fare, però diciamo come potenza il chip che ci sta sopra ha la stessissima potenza, anzi è meglio ancora più nuovo, però imitava ben 88 strumenti musicali. Sapete quanti termini portava? Quante armoniche portava? Tre numeri, ovviamente. Tre numeri da 0 a 256 che ti davano il timbro. E riusciva a approssimare 88 strumenti musicali. Non tutti, per esempio la chitarra no, perché la chitarra evidentemente se ha un timbro particolarmente sofisticato, tre armoniche non ci passano. Però gli altri tu riconoscevi che era il violino, riconoscevi che era un altro tipo di strumento, riconoscevi che era non un pianoforte, perché là il pianoforte modula anche la intensità, no? Però riconoscevi che era tipo spinetta oppure un altro tipo, riconoscevi un timbro caratteristico con poche armoniche. Quello è la grande. Se tu vuoi andare a sviluppare il seno in serie di potenze, ma quanti termini ti servono? Ma tantissimi, ma perché? Ma perché il seno è periodico, la serie di potenze è fatta con i polinomi, qua prima o poi vanno a infinito e a meno infinito, quindi tu per fare uno... Allora, seno di x tra meno 20 pi greco e 20 pi greco in 40 pi greco oscilla completamente 20 volte. Per fare 20 oscillazioni complete ci vuole, ma minimo, 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 un polinomio che vada su e giù 20 volte.
quindi un polinomio di grado 21, 41, non lo so, chiaro? Perché deve fare su e giù, se non fa su e giù, c'ha gli zeri, no? Per avere tanti zeri, quello c'ha 40 zeri, quindi almeno un polinomio di grado 40, 41, minimo, in realtà anche più alto. E poi vedrai che quello approssimato per qualche periodo, in realtà se fai 40 approssima per un paio di periodi e poi se ne va infinito, è meno infinito dall'altra parte o è infinito da tutte le parti. Quindi è intrinsecamente le serie di potenze non vanno bene per approssimare le funzioni periodiche. Per approssimare le funzioni periodiche ci vogliono funzioni periodiche, cioè seno e coseno. Con seno e coseno tu un qualunque tempo periodico lo approssimi bene con pochi termini. Ben pochi termini. È chiaro? E questo è il concetto. Cioè tu vuoi fare funzioni periodiche, usa seno e coseno che sono periodici. In realtà usare i polinomi che non sono periodici. È ovvio, però se uno non lo dice, un altro dice, ah, è un maledetto. Chiaro? Ok. Allora, adesso, cosa dobbiamo fare? Un po' di teoria e un po' di esercizi per vedere. Oltretutto, gli esercizi sulle serie di Fourier. Quando andiamo a fare la serie di Fourier di queste varie onde quadre, ardente di sega e compagnia, vedremo che scopriremo alcuni risultati sulle serie numeriche. Per esempio, vi ricordate che vi ho sempre detto somma di 1 su n quadro fa pi greco quadro sesto? E come lo facciamo? Con la serie di Fourier. Lo andiamo a dimostrare. Va bene, per oggi.